oggi verrà premiato. Sta parla piena, sì, capisco. Oggi verrà premiato con questa medaglia. Che cosa significa per lei? Per me è un grande piacere ricevere questo riconoscimento. Purtroppo certi non sono potuti tornare perché sono rimasti in Germania, purtroppo. Che cosa ricorda di quel periodo? Qualche ricordo? Ho fatto le memorie, ho scritto le memorie. Può raccontare uno che per lei è molto importante? Ricordo che ne ho tantissimi, inutile elencarli, non si può. Uno? Ma uno... Sono stato fortunato dopo tutte le altre cose. Nel male sono andato bene, perché sono stato fortunato. Ma hanno voluto bene tutto, anche da prigionia. Dov'era? Dov'era? Ero prima a Thorn, in Polonia, poi a Elbing, in Prussia orientale, poi a Marienburg, in Prussia orientale, poi a Lublino, in Polonia, poi a Minsk, in Bielorussia. Gli ultimi quattro mesi in Bielorussia facevo l'artista per l'esercito russo. Sono mandato la loro divisa, mangiavo alla mensa con i soldati, stati ufficiali russi, mandato una stanza per noi quattro italiani e col camion facevano il trasporto, portavano in giro qualche ufficiale russo. Quindi io sono tornato vestito da soldato russo. Ho fatto la guerra in Russia. Non ho fatto la guerra in Russia. Ero calcolato come alleato dai russi perché ero prigioniero in Germania. Però c'era un ufficiale russo che mi ha preso bene, mi ha dato un giornale, l'Alba, era il giornale che stampavano i prigionieri italiani in Russia. Gliel'ho dato poi, gli altri da vedere non l'ho visto più. Però a loro non si dava tanto peso a queste cose, guai se l'avessi adesso. Perché mi ricordo 4 anni fa, due dei reduci della prigionieri in Russia, dell'Armir, no? Sono andate per televisione e hanno parlato appunto di questo giornale dell'Alba, che era un giornale che stampavano i prigionieri italiani in Russia. Quando è tornato e come? Io sono tornato il 9 di ottobre del 45. Come ha fatto a tornare? Col treno. È stato un viaggio lungo. Guardi, le spiego. Io dai russi ero come alleato, perché sono stato liberato dai russi. Poi portato in Polonia, poi in Russia. E lì ho fatto quel... E poi con la tradotta siamo partiti il 14 di settembre da Lux, lì vicino a Minsk, e sono arrivato al Pescantina di Verona, che c'era uno smistamento, al 7 di ottobre. Mi hanno dato 2.500 lire, mi hanno detto domani prendi il treno e vai a casa. E sono arrivato a casa il 9 di ottobre, quindi 9 mesi dopo essere liberato dai russi. Ma